Mew Mew Amiche Vincenti, in originale Tokyo Mew Mew, è un anime nato probabilmente dalla fusione di Sailor Moon, Pretty Cure e Power Rangers al femminile, perché si sa che i gruppetti di sole donne fa molto figo in Giappone. Protagonista della storia è Strawberry, una ragazzina di appena 13 anni, perché ogni eroina che si rispetti deve avere 13 anni per poter diventare potentissima. Un po' come ad Harry Potter, quando a 11 anni puoi avere la tua lettera per Hogwarts. La ragazza, i cui genitori della grande fantasia hanno deciso di chiamare come un frutto, si dirige al suo primo appuntamento con un tipo dei capelli blu-nero di nome Mark. Ma tutto va in fumo, perché proprio in quell'anno, proprio in quel giorno, proprio in quel preciso istante, uno strano raggio con sfondo a luci dorate decide di trasferirsi nel DNA di Strawberry senza neanche pagare l'affitto, immettendo le DNA di un gatto selvatico in via d'estinzione, che però potrebbe essere anche scambiato per un semplice gatto nero. Da quel momento in poi, la ragazza si potrà trasformare in Mewberry, mangiando pesce a volontà e facendo le fuse ai passanti. Dietro questa trasformazione fanno la comparsa il fighissimo, cazzutissimo, bello e misterioso Ryan e l'intelligente e carismatico Kyle, perché senza di lui non si fa niente, anche se in effetti quest'ultimo preferisce non partecipare proprio attivamente all'azione. Strawberry, non potendo sputtanare a tutti la sua identità come ha fatto Iron Man, viene costretta a lavorare nel caffè Mew Mew, che viene usata come copertura per il grande progetto chiamato appunto Progetto Mew Mew. E viva la fantasia! Che poi, che bisogno ci sarà mai nel far vestire le ragazze da cameriere e costringerle a farle lavorare in un caffè? Siccome uno è troppo buono e l'altro preferisce pensare al suo passato tragico, decidono di lasciare il lavoro sporco a Strawberry, che deve trovare altre 4 ragazze, probabilmente scartate dal provino di Sailor Moon, per farle diventare delle supereroine. Abbiamo quindi la Snob Mina, una ragazza benestante, fissata con la danza e che possiede il DNA di un volatile, giusto per dare un po' l'impressione del lago dei cigni. Anche se mi domando come mai dovrà lavorare anche lei nel caffè se può addirittura comprarselo con tutti i soldi che ha. Poi arriva la Dolce Lori, una ragazzina timida che non sa nuotare, nonostante possegga il DNA di un pesce. Che paradosso! Poi vi è la Matta Paddy, una piccola acrobata che possiede il DNA di una scimmietta, con il potere di trasformare i nemici in budini giganti e che, fra parentesi, ma senza la parentesi in sé, le sta a pennello. Ed infine c'è l'altezzosa Pam, la modella solitaria con il DNA di un lupo e che, siccome è alta, bella e snella, pensa di poter fare tutto da sola. Le ragazze sono così pronte a sconfiggere il male, con dei vestitini giusto poco appariscenti, probabilmente investiti da un camion di vernice colorata che farebbe a pugni con lo scenario cupo di Death Note. Ma torniamo a noi. Ryan e Kyle spiegano che degli extraterrestri, quali Kish, Pai e Tart, ovvero Kish, Pai e Tart, stanno minacciando la Terra e quando mai, ci chiediamo noi, se la prendono sempre con gli umani, per pure sadico divertimento, come se non ci fossero altri pianeti al di fuori di noi. Ma tanto il primo ad essere attaccato è sempre il Giappone, a meno che non ci troviamo in un film americano, sia chiaro. Quando si dice il detto moglie e buoi dei paesi tuoi, attraverso dei parassiti simili a meduse, i nemici evocano dei mostri chiamati chimeri, che compaiono sempre e solo nella stessa città in cui vivono le protagoniste, visto che c'è crisi e un viaggio all'estero non se lo può permettere nessuno. Tuttavia Gish, nonostante lavori per un'entità chiamata Profondo Blu, sembra avere degli ormoni che fanno un salto mortale ogni volta che vede Strawberry e finisce per innamorarsene. Ma lo svampito ormai sembra avere occhi solo per Mark, che in occasioni speciali decide di diventare biondo platino, rivelandosi come il Cavaliere Blu. Ma come può un tipo così centrare qualcosa con Profondo Blu, direte voi? E invece sì, perché lui è sia l'uno che l'altro. Boh, forse volevano risparmiare sul cast. Il capo degli alieni però può risvegliarsi solo con l'acqua cristallo, che nel loro forte impeto di fantasia hanno deciso di chiamare Acqua Mew, e che potrebbe cambiare le sorti della battaglia a seconda di chi riesce a scovarla per prima. Ma Strawberry, avendo i prosciutti agli occhi, desidera solo avere indietro Mark, fregandosene delle sue amiche e del mondo intero, che può essere distrutto solo perché lei non vuole fare fuori il nemico. Ma scusa, Strawberry cara, perché se ti puoi permettere un Ryan figo e interessante che ti ha salvato il culo diverse volte, o un Gish che alla fine è morto per te e tu non gli hai concesso nemmeno la soddisfazione di un ultimo bacio, decidi di fissarti con quella sottospecie di marshmallow color puffo? Ma alla fine, per fortuna, Mark ha una crisi di disturbo bipolare e torna a se stesso. Gli alieni se ne tornano a casa e tutti sono felici e contenti, anche se hanno perso i loro poteri visto che il lavoretto è finito. Un po' di tempo dopo, tutti a posto, la vita procede normalmente, ma le ragazze sono costrette di nuovo a combattere contro un nuovo nemico. Chi sarebbe? Probabilmente non lo sapremo mai. Ma un possibile seguito si trova nel manga, dove Strawberry sarà a Londra, e a sostituirla arriva una sesta Mew Mew, ovvero Loveberry, una ragazzina che sembra essere la prossima modella di Playboy. Ma comunque questa è un'altra storia.